Luca Scandale, dunque un Natale che si preannuncia ricco di appuntamenti, importante dal punto di vista turistico, forse più degli altri anni. Più degli altri anni, però dobbiamo sapere che i nostri limiti sono quelli e che il Natale non è il cuore della nostra stagione. Abbiamo allungato la stagione, maggio, giugno, settembre, ottobre. A Natale accogliamo con 43 eventi in co-branding tra i privati e Puglia Promozione una terra vibrante, ci dimostriamo creativi e accogliamo i turisti che già stanno venendo per Natale. Quindi un Natale importante, un Natale vibrante, un Natale creativo, un Natale con tanti eventi in co-branding tra Puglia Promozione e i privati. Tra i più suggestivi? Senti, non voglio fare una classifica, dico però che ci sono due soggetti pubblici che sono le Grotte di Castellana e la Fondazione Carnevale di Putignano che hanno presentato delle belle proposte e li abbiamo accolti in un accordo col Teatro Pubblico Pugliese. Assessore Lopane, si è parlato tanto di destagionalizzazione, se vogliamo questo è un primo frutto di destagionalizzazione. Beh, il 2022 è all'insegna di un periodo di stagionalità che si amplia sempre di più. Non soltanto il periodo di Natale che grazie a questo bando porterà sul territorio 43 eventi selezionati da una platea ancora più ampia che ci permetteranno di allungare e di rendere ancora più attrattivo il periodo di dicembre, ma già nella prima metà del 2022 abbiamo riscontrato dei flussi che sono assolutamente significativi e che ci consegnano non solo un maggio e un giugno record in termini di presenza, ma anche un mese di settembre e di ottobre che in termini di presenza è assolutamente significativo e che ancora di più lo è se vediamo la percentuale di arrivi di turisti stranieri. Quindi i due pilastri della strategia Puglia 365 nel 2022 cominciano a trovare sostanza in maniera importante e sulla base di questi risultati abbiamo ottime basi per poter rilanciare nella scrittura del nuovo piano strategico, quello che stiamo portando avanti da alcuni mesi e che permetterà ancora di più di guardare un periodo di stagionalità ampio, ai flussi internazionali sicuramente, ma anche a una qualificazione dell'offerta sia in termini di ricettività sia di personale, quindi di percorsi di formazione che dovranno essere avviati già l'anno prossimo. Al via un progetto di co-branding con la Regione Puglia in vista anche del periodo natalizio. Sì, l'avevamo detto che Natale e Capodanno sarebbero stati una fase estremamente importante di quest'anno che pure ci ha dato e ci sta dando soddisfazioni significative, lo stiamo analizzando come avevamo detto passo passo, abbiamo analizzato i dati a ottobre, adesso guarderemo a questa fine anno e se mi permettete direi che l'approccio al turismo in Puglia da parte dell'assessorato del Dipartimento è via mare, abbiamo fatto una misura importante che ci conferma le crociere in Puglia, via aria, ieri Aeroporti di Puglia ha annunciato un incremento del 20% delle connessioni Ryanair tra Puglia e il resto d'Europa e del mondo, via terra attraverso il co-branding che mette in fila una serie di attività estremamente rilevanti in cui i privati sono protagonisti, metteranno in campo quelle azioni culturali, enogastronomiche, artistiche, di spettacolo che animeranno il nostro territorio in un momento complicato, nel quale però l'animazione del territorio è importante per rilanciare il commercio, l'attività economica, lo sviluppo, perché dobbiamo creare quelle condizioni di clima natalizio che servirà a far fronte al caro prezzi e alle difficoltà che il sistema economico sta comunque affrontando. Ovviamente le sorprese non finiranno qui.